Ciao ragazzi e bentornati in una nuova puntata di Recensione più Doppiaggio, la serie in cui recensisco dei film o delle serie e poi il venerdì esce il doppiaggio di queste serie o film. Quest'oggi andiamo su una serie un po' fuori dal normale, cioè volevo parlare di una serie spagnola che viene, mi pare, dagli stessi creatori della Casa di Carta, o perlomeno c'è uno degli attori della Casa di Carta come protagonista, che è Denver. E ragazzi, parlo di El Cid. Voi direste, ma non è El Cid? Sì, però da quel che mi ha detto un mio amico che parla bene spagnolo, loro non hanno la C come la nostra, ma hanno la Z, la Z. Quindi, cioè, io lo dico, poi può essere che è una cazzata, prendetevela con lui comunque. E questo praticamente parla di El Campeador, che è praticamente, che è questo eroe della Spagna, che all'epoca era divisa comunque in vari regni. Ha fatto, diciamo, molte imprese anche durante la Reconquista dello Stato arabo, diciamo, tutti quanti i sultanati arabi che si sono formati in Spagna quando c'è stata l'invasione. Niente, ne volevo parlare perché l'ho vista, già avevo visto la prima stagione, ma da poco è uscita la seconda, adesso me la sono recuperata. E vi voglio dire che, secondo me, è una serie che comunque merita molto. Al di là della Casa di Carta, che poi magari ci farò una puntata sopra, secondo me questa serie comunque deve essere presa in una chiave fatta, diciamo, dalla Spagna. Cioè, è come, ragazzi, se parliamone, ok? Se Doctor Strange fosse stato fatto in Italia, probabilmente l'avrei idolatrato. Pure se è una merda colossale. Perché? Perché quella merda colossale inutile, in Italia, in confronto alla roba che stiamo a fare adesso, è un capolavoro. Cioè, ma noi ce li sogniamo i soldi per quella CGI fatta de merda e l'occhio stampato qui? Cioè, noi per davvero ci abbiamo effetti speciali fatti con Paint, registi che molestano, cose del genere. Insomma, ne sappiamo di cinema, voglio dire, quindi... Come al solito vi dico che io giudico con tre cose: trama, personaggi e obiettivo. Rui, Rodrigo, è praticamente un bambino cresciuto con questa morale del padre di diventare cavaliere. Il classico, insomma. Il nonno è cavaliere, il padre era cavaliere e hanno tutti quanti combattuto per, diciamo, i signori dell'epoca, i re spagnoli, che ricordiamo che all'epoca erano divisi in Aragona, Leon, Castiglia e Galizia, almeno. Poi c'era anche il Portogallo e tutti gli altri erano un po' sultanati vari, tipo il sultanato di Saragozza, di Toledo, cose così. E quindi diciamo che l'obiettivo di vita suo è riuscire a diventare un cavaliere e avere delle terre. Quindi stare bene, insomma. Essere qualcuno e non il classico contadinotto e basta. Allora, Rui fa parte di questa scuderia, in cui appunto fa lo scudiero, che è del figlio del primogenito del re. Quindi lui comunque è lo scudiero del primogenito del re, che non è comunque una merda, anche perché per l'epoca, cioè per dirti, cioè per dirvi, avresti avuto una concorrenza di tre persone, quindi insomma non è che, non è come fare un concorso per un lavoro oggi che ci stanno 20 milioni di candidati e due posti, no, era abbastanza comunque normale, diciamo che era la gavetta, lui stava lì a fare la gavetta per poi un giorno diventare cavaliere, comunque però se lo doveva sudare. E niente, il primogenito Sancho, figlio del re di Castiglia, Leon e Galizia. Il secondo genito è Alfonso, il terzo genito è Garcia, e poi ci sono due sorelle, una è completamente inutile e l'unica cosa che fa durante la serie è venire stuprata, lo dico, mentre l'altra è una stronza puttana lurida, che a dire la verità sarebbe la primogenita di tutti, però sapete, all'epoca le donne non contavano niente,
E quindi il primogenito è Sancho. E niente. Questa qui è una puttana di merda. È la Cersei di turno, viscida, schifosa, subdola, troia. Quello che cazzo vi pare. Anche se è un po' giustificata comunque dai comportamenti che ha avuto la madre quando era piccola e tutto il resto. Nonostante tutto, però, è un po' una stronza. Però ha il senso un po' più dell'onore comunque. Perché all'epoca, sapete, no? La chiesa, tutte queste cose qua, ci credevano, insomma. Lui deve seguire il suo re. Perché poi, naturalmente, diventerà re. Quello che il suo cavaliere, quello a cui sta facendo scudiero, quindi il primogenito Sancho, e lo seguirà in tutto e per tutto per cercare di farlo arrivare al trono e lui a sua volta di diventare cavaliere con delle terre e magari riuscire a sposare questa ragazza che gli piace, che invece è promessa sposa a qualcun altro. Insomma, le classiche turbe medievali, ragazzi, che c'erano anche in Italia, so piene di queste storie. Però perché guardarlo? Perché secondo me è particolarmente appassionante. Gli attori sono bravi. Ci hanno speso bei soldi perché il budget, comunque, da quel che ho visto, è fatto bene, cazzo. Non ho visto neanche una di quelle cose di plastica proprio che vedi dalla Hollywood, che ogni tanto tipo l'occhio di Doctor Strange. Quindi, per me, comunque, la trama è particolarmente carina. Poi, vabbè, lasciamo il fatto che a me, comunque, le cose medievali piacciono. Però. Per essere una cosa spagnola per me è proprio un capolavoro per essere loro, ripeto, eh. Poi se parliamo in generale, certo, forse però potrebbe essere comunque una delle migliori serie medievali di Europa, ecco, degli ultimi tempi, sicuramente. Cioè, è molto accattivante, a dire la verità. Se ti scordi che è spagnola, secondo me potrebbe anche battersela con il Trono di Spade. Ho visto, diciamo, un bel timing, una serie fatta bene che potrei anche riguardarmi. Poi magari può essere che mi sbaglio, eh. Comunque, non voglio dire che niente è meglio di nient'altro. Diciamo che comunque se la cava questa serie, ok? Quindi dimenticate quello che ho detto su Game of Thrones. Se la cava, però. E quindi trama, io gli do un bell'8, perché se lo merita. Passiamo ai personaggi. Allora, i personaggi sono veramente felice, perché sono tutti quanti ben bilanciati, sviluppati in base alla loro importanza, e soprattutto ognuno ha un ruolo. Questa è una cosa molto buona. Cioè, si vede che comunque è una serie che appunto funziona, perché avete presente quando studiavamo, che ne so, letteratura all'elementare e c'era scritto che la storia deve avere un aiutante, l'eroe, il cattivo, l'aiutante del cattivo, tutti questi qua, no? Ci sono tutti. Cioè, è fatta apposta proprio. E non lascia nulla di intentato, c'è ogni personaggio che deve fare ogni determinata cosa. E quindi ci sta. Ci sta veramente tanto. Quindi, guarda, come personaggio io gli do pure un bel 9, perché è proprio fatta bene su questa cosa. Poi passiamo direttamente all'obiettivo. Per me l'obiettivo è più che raggiunto, perché, cioè, ragazzi, è una serie spagnola che vuole puntare a dare, tra virgolette, concorrenza a quelle cose Netflix, quelle cose Prime, che sono di solito sempre. Vabbè, non sempre, però. Molte volte sono americane, sapete, no? Le americanate e tutto il resto, eh? E anche se pure questa non mi ricordo se è Netflix o no. Vabbè, comunque. È una cosa prodotta in un altro paese che non è America barra Inghilterra, che comunque secondo me regge molto botta. Anzi, mena proprio. E quindi come obiettivo io gli do un bel 10. Perché è preso in pieno. Assolutamente. Per me l'obiettivo era questo. E media finale 9, 8, 9, 10, media 9. Quindi io ve lo consiglio comunque di guardarvelo. Non è la classica soap opera spagnola, rottura di coglioni, anche se un pelino qualcosa magari la sentirete, ecco, perché ci potrebbe essere qualcosa cioè, ma forse magari è un po' il nostro sentire italiano, cioè se io sento Rodrigo. Così automaticamente, anche se quello è bravissimo,
a recitare e c'è veramente un momento drammatico, siccome l'ha detto con Rodrigo e magari un accento spagnolo, penso la soppopera. Ma a dir la verità, è probabile che sia solamente il nostro sentire. Comunque, siamo arrivati alla fine di questo video, vi invito a guardare le altre recensioni e di aspettare il doppiaggio venerdì.